E adesso la parola a Gaetano Montalbano, presidente dell'associazione, che ci introdurrà un po' i temi di questa prima giornata della Primavera Sociale. Buongiorno a tutti, io volevo fare un giornale, ad esempio, spagnolo, massimo di spagnolo, non dico che cosa c'è.
essere appunto a gridare a noi questi impegni. Purtroppo molto spesso succede che questi impegni vengono assenti. Noi abbiamo qui infatti Vincenzo Liarda, che è qui proprio per raccontarci la storia del feudo Bertoncavo. Lui si è battuto, direi, come un leone finché questo feudo, composto da tantissimi ettari del terreno, veramente molto produttivo, fosse veramente utilizzato dalla società civile. Questo feudo era stato sequestrato, seguendo già dalle indagini di Giovanni Falcone, quindi parliamo di 30 anni fa. Si è aperta una pista di riciclaggio, si arriva a capire che questo feudo era di Fratelli Greco, di Michele Greco, il Papa della mafia siciliana, il capo del contrastato dei portoghesi dell'epoca, negli anni 80. Questo militante viene in questo territorio sequestrato e confiscato, e per 25 anni, sempre Vincenzo, non viene assolutamente assegnato, non viene utilizzato. È molto complesso, soltanto adesso a gennaio si è riusciti diciamo, a fare di questo feudo un'attività importante, e lì verranno piantate le vigne, addirittura c'era una banca della vite in cui c'erano tutti i tipi di vite autoctoni, e si sarà detto una cosa, poi ci spiegherà meglio di cosa si tratta. Ma questo per dire che per arrivare a questo, Vincenzo Liarda si è battuto e ha subito decine e decine di intimidazioni molto pesanti, perché è stato soltanto lui e pochi altri a battersi per questa cosa. Le istituzioni magari non hanno accompagnato fino in fondo, perché se fossero state 100 persone a battersi per l'applicazione di quella legge, Vincenzo non sarebbe l'oggetto di questa discriminazione, perché la mafia non può minacciare o cercare di intimidire 100 persone in un paese, non lo può fare, sarebbe stata sconfitta. Invece ci troviamo dinanzi a persone che vogliono considerare quasi degli eroi, ma non sono eroi, sono persone normali, civili, soltanto che ci mettono tutta la propria anima per far rispettare le leggi, esempio di coraggio civile della nostra terra. Lui forse lo conoscete meglio perché è di Milona, la provincia di Vicenza. Lui ha deciso che non doveva fare il pizzo, non doveva fare il culo, doveva comprare il materiale di cellatore, non volevano rimuoverlo. Per fare questo ovviamente ha denunciato, ha fatto condannare il distorsore, condanne che sono arrivate già in appello, la confisca dei beni delle persone che lo sono taglieggiate. Anche lui per fare questo ha subito intimidazione, questo è per vivere sotto scorso una inabilità tra lui e tutta la sua famiglia. Anche qui abbiamo una persona che è quasi stato abbandonato dal tessuto gioco sociale, dalla società civile, di Vivona, ma anche di Viverno. Ma qua c'è la storia della nostra comune che purtroppo è andato via. Questo dimostra anche scarso senso, scarsa importanza che viene data alla tematica che stiamo presentando oggi, perché io speravo che rimanesse in questa società che noi abbiamo da dire anche a lui. Volevo dire, quindi parlare del suo, ma in realtà come libera, quando riguarda il discuto non ha fatto mai nulla, nonostante la nostra sollecitazione. Noi abbiamo fatto un'interrogazione al sindaco l'anno scorso, perché le libere ci sono ben conviste della mafia che da anni non vengono rassegnate a nessuno, e chiedevamo di sapere quali fossero, quali fossero i progetti, ed eventualmente se ne avevano una evidenza culturosa era possibile rispettando le leggi. Abbiamo avuto una risposta, questi beni comunque ancora oggi sono di nessuno, e quando questo avviene è un fallimento per tutti, un fallimento per le istituzioni, un fallimento per noi che ci sbattiamo per difendere la legalità, è un fallimento per tutta la società civile. Quindi io le conclusioni voglio ricordare soltanto quello che ha raccontato una frase che ho capito molto del procuratore Vella, la presentazione del suo libro. Lui diceva, c'è un momento che uno di noi, ragazzi, giovani,
proprio per nome, lo dicono quello forte, dicono quello che pensano. Poi magari dentro, come sono gli strumenti che vedete, troviamo un altro ragazzo che dice sì, ma forse questa ragione, forse un altro, si forma un gruppo, è un gruppo che diventa un migliore.